Buongiorno, buongiorno a tutti, come sempre di, di esserci così numerosi. Grazie alla Compagnia San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte e oggi abbiamo proprio un rappresentante del Consiglio regionale che vuol portare un saluto a tutti voi e ai nostri medici. Grazie all'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute che come ben sapete ormai da sempre... Li prepara, anzi sta già preparando il prossimo ciclo. Grazie ai nostri medici che gratuitamente tutti i martedì si prestano. Oggi, fra l'altro, si parlerà di una cosa importantissima soprattutto per noi diversamente giovani, come sempre purtroppo: soffi e malattie delle valvole cardiache. A parlarcene sarà uno dei maggiori esperti, il dottor Musumeci, primario dell'ospedale mauriziano, e il dottor, inizio, occhiali, il dottor Scrocca, sempre del mauriziano. Alla fine potrete fare tutte le domande che volete, i nostri medici, come sempre, saranno ben lieti di rispondervi. Vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto, grazie, passo la parola al dottor Mosumeci. Grazie dottore. Allora, grazie, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, mi fa tantissimo piacere essere qui, come ha detto Katia, oggi parleremo di cuore, parlare di cuore è importante perché purtroppo le malattie cardiache sono la prima causa di morte nel mondo occidentale. E fare prevenzione e cura delle malattie cardiache è qualcosa che cambia la nostra prognosi. Eh, non mi conoscete, io mi presento e presento soprattutto la Cardiologia dell'Ospedale Mauriziano. Devo dire che. Eh, è fortunato che ha a che fare con la cardiologia dell'ospedale Mauriziano perché è una cardiologia che tratta tutte le patologie cardiache. Quindi è una cardiologia a tutto tondo, vedete 20 cardiologi, ma soprattutto è una cardiologia che ha entrambi i servizi, sia la cardiologia interventistica sia l'elettrofisiologia e ha una qualità estremamente alta sia per volumi, perché vengono trattati tanti pazienti, sia per esiti, diciamo noi. Nel senso i pazienti vanno bene. Eh, L'elettrofisiologia è guidata dal dottor Grossi, eh, vi mostro questa slide perché è la terza elettrofisiologia d'Italia, cioè prima di noi c'è soltanto il Monzino e il San Raffaele. Quindi è un'elettrofisiologia molto forte che tratta più di 600 aritmie l'anno. Quindi un'elettrofisiologia una estremamente forte nel trattamento proprio interventistico delle aritmie. Io vi parlerò invece oggi del ruolo del cardiologo interventista. Io e Innocenzo siamo dei cardiologi interventisti, quelli che prima venivano chiamati emodinamisti. Cosa fa il cardiologo interventista perché vi parliamo di valvole? In passato il cardiologo interventista era quello che curava le coronarie e tutt'ora curiamo le coronarie. Le coronarie si stringono, possono provocare l'infarto. Il cardiologo interventista Fa l'angioplastica con i palloncini, con gli stent, riapre queste arterie, sicuramente ne avrete sentito parlare, e questo è un problema che abbiamo pressoché risolto negli anni. La mortalità per l'infarto è passata dal 30 al 4%. Questo lo fa ormai da 40 anni, da invece una ventina d'anni fa un'altra cosa che è considerata una cosa pionieristica va a trattare le valvole cardiache. Per questo oggi vi parliamo dei soffi e delle malattie delle valvole. Come fa il cardiologo interventista a trattare le valvole? Ve lo spiegherà anche Innocenzo. Riesce a posizionare queste valvole all'interno del cuore senza aprire il cuore, passando attraverso una vena o passando attraverso un'arteria, spesso col paziente sveglio. Vedete, qui sono tutti i vari accessi che possiamo usare, nella maggior parte dei casi andiamo dalla gamba, mentre sapete che per quanto riguarda i coronari ormai andiamo dal polso, dal braccio riusciamo a trattare sia la valvola ortica sia la valvola mitraica che è quella che vi racconterò io. Quindi questo lo mostro per inno perché. Quello che vi parlerà dopo di me è il vero motore della Cardiologia Interventistica all'Ospedale Mauriziano, è il responsabile della Cardiologia Interventistica, tanto quanto eh, eh, Grossi dell'Elettrofisiologia. È il Mauriziano, ha una grande tradizione TAVI, è il terzo centro in Italia per TAVI, quindi vedete che è un ospedale che fa tante cose e le fa. Anche molto bene. Questo vedete è la crescita delle tavi negli anni, all'ospedale mauriziano. L'anno scorso siamo arrivati a 274 tavi. E questo è un po' il panorama del Piemonte, il Piemonte è una regione molto avanzata, vedete 274 Moriziano, 154 Moniette e così via, quasi mille pazienti trattati nell'ultimo anno, ma ripeto di questo ve ne parlerà Inno. Se la mitrale diventa insufficiente il sangue torna indietro e si sovraccarica il sangue prima nel cuore. E poi nei polmoni, perché qui ci sono i polmoni, sangue arriva dai polmoni, ossigenato dall'atrio sinistro, va al ventrico sinistro e poi viene inviato in tutto il, il corpo. La mitrale è una valvola che noi chiamiamo picuspide, cioè fatta da due cuspidi. Vedete, è retta da queste corde tendine e quindi si apre e si chiude in continuazione. Lo fa quasi 100.000 volte al giorno, noi abbiamo circa 90.000 battiti al giorno. Il battito cardiaco non è altro che il rumore che fanno queste valvole. Quindi quando parliamo di soffi, cosa sono i soffi? Normalmente, quando se noi proviamo ad ascoltare il cuore anche con la mano e sentiamo quel tum 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 sono la mitrale e la orta che si aprono e si chiudono, si aprono e si chiudono e non si sente altro. Se il sangue fa fatica a scorrere o torna indietro, si ascolta il rumore di questo sangue che rigurgita quando torna indietro, oppure fa fatica a passare quando la valvola è stenotica, quelli sono i soffi. Il soffio può essere da bambino un soffio innocente perché il sangue scorre talmente velocemente nel bambino che soffia. Nell'adulto, nell'anziano, su di noi se c'è un soffio è quasi sempre patologico, cioè la valvola o è stretta o è insufficiente. Ripeto, patologie quindi della mitrale. La mitrale può essere stenotica, diciamo noi, cioè si restringe. Questa ormai è una patologia per fortuna rara era legata alla malattia reumatica, quindi è una malattia che ormai per fortuna è stata debellata, ne vediamo pochissimi pazienti con la stenosi mitralica. Sono Soprattutto pazienti che vengono dai paesi emergenti, che hanno avuto la malattia reumatica da bambini, quindi ripeto, ve ne parlerò pochissimo. Chiaramente, se la valvola è stenotica, il sangue fa fatica a passare, si dilata l'atrio e il sintomo qual è? L'affanno, la dispnea. Quindi faccio fatica a respirare perché il sangue ristagna nei polmoni. Vedrete che il sintomo è sempre lo stesso: nella stenosi aortica c'è anche l'angina asincope, la ve lo racconterà Inno. Ma l'affare. Ci deve far pensare a una valvulopatia E questo vedete: il soffio. Quindi normalmente noi abbiamo primo e secondo tono mitrale aorti se la valvola estenotica si ha un soffio, che in questo caso è diastolico, ma non stiamo a perderci tempo. La diagnosi come si fa? Si fa con l'ecocardiogramma, l'eco ci fa vedere il cuore, quindi è semplice. Sintomo, affanno, ascoltazione cardiaca, soffio, ecocardiogramma fa fare diagnosi al cardiologo, la terapia e può essere chirurgica, può essere anche per cutanea. Qui siamo con Inno, andiamo a dilatare la valvola mitrale con una valvola plastica, vedete, con un pallone, qui stiamo guardando lo schermo, questo è il pallone che dilata la mitrale, domani ne facciamo un'altra, ne facciamo un'altra perché ne facciamo 3-4 l'anno. Queste sono patologie rarissime ormai, quindi... Non, non ve ne racconto neanche, viceversa, l'insufficienza mitralica è una patologia molto più frequente. Vi farò vedere i numeri: va a colpire il 10% delle persone oltre i 75 anni. Quindi significa che uno su 10 ha un'insufficienza mitralica che può essere più o meno grave. L'insufficienza mitralica a cosa può essere legata? Al fatto che la valvola si ammala, quindi i lembi diventano più spessi e il sangue torna indietro. Oppure si ammala il ventricolo perché si dilata, perché si è scompensato nel tempo e i lembi non toccano più e quindi la valvola diventa insufficiente. Vi dicevo i numeri: 10% della popolazione over 75, quindi è purtroppo una patologia molto frequente. Ne trattiamo pochi per due motivi: perché per fortuna in pochi diventa severa, ma ne trattiamo pochi perché. Il 50% dei pazienti non possono essere operati, non possono fare l'intervento chirurgico. Quindi quello che succedeva in passato era che il 60% di questi pazienti morivano a un anno. C'è cioè una patologia grave, è molto più grave di un tumore. Perché se non trattata ha una mortalità quasi del 60%. Ora lo scenario per fortuna è cambiato. È cambiato perché anche noi cardiologi siamo capaci di riparare la mitrale. Vi farò vedere come con un trattamento interventistico. Al solito, qual è? quali sono i segni? Il, segno, il sintomo principale è la dispnea, il paziente si sente anche stanco, ma è questo il sintomo principale, l'affanno, l'affanno quando si sale le la scale, l'affanno quando si portano le buste della spesa, la notte si dorme con due cuscini e non con uno, perché se ci si sdraia il sangue ristagna nei polmoni, ci si sveglia di notte se si perde un cuscino perché non si riesce a respirare, questa è la dispnea il segno che ascoltiamo noi è il soffio. Vedete questo è il sangue che torna indietro, quindi è un soffio che noi chiamiamo olosistolico durante la sistole. E poi a diagnosi è l'eco. Questo è l'atrio, questo è il ventricolo, questo è tutto il sangue che torna indietro. Questo è tutto il sangue che torna indietro. Il sangue dovrebbe andare solo in questa direzione, in parte ci va, una parte significativa torna indietro perché la valvola è insufficiente, c'è una terapia farmacologica la terapia farmacologica purtroppo non basta mai c'è una terapia chirurgica i chirurghi bravi sono capaci di rimaneggiare la valvola quindi metterla a posto quando non si può più fare niente sostituiscono la valvola, questo dopo i 75 anni sostanzialmente non si può quasi più fare perché il rischio operatorio diventa estremamente importante. Quindi cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati questa pinzettina qua. Io la chiamo pinzetta molletta, si chiama in realtà Mitra Clip, questo è sostanzialmente tutto il device, questo entra dentro la vena femorale, vi farò vedere il filmato, con questa pinzetta arrivo sopra la valvola passando dalla vena femorale, entro nel cuore di destra, faccio un buco, passo nel cuore di sinistra, il paziente dorme ovviamente, e metto questa pinzetta nella valvola. A raccontarlo sembra una roba semplice, in realtà è una cosa molto sofisticata, la cosa più difficile che eh, facciamo. Qui siamo in sala, vedete, siamo in sala, normalmente questi interventi li faccio con Tiziana Ranzulla. Io vedo due cose in sala. Vedo i raggi e questa, vedete, è la pinzetta che ho portato fin dentro il cuore, ma vedo soprattutto l'eco, perché è l'eco, l'ecotransesofageo che mi guida, mi fa vedere il cuore e mi fa posizionare nella posizione giusta la pinzetta. Vi faccio vedere il filmato per darvi un'idea di come funziona questo, questo sistema. Vedete, si passa dalla vena, vena femorale, non arteria, attraverso la vena si arriva nel cuore di destra, questo è l'atrio di destra, e poi si tira fuori un ago che va a pungere il setto interatriale. L'ago sbuca dall'altro lato, quindi dalla vena, che è che è parte destra della circolazione, io entro nel cuore di sinistra con questo buchetto, posiziono un catetere guida, quindi sostanzialmente un tubicino che è grande quanto il mignolo, che per noi sono 26 French, quindi è una roba grande, attraverso questo buchino faccio sbucare la mia mollettina. Con tutta una serie di manovre devo fare in modo di farla arrivare davanti alla valvola mitrale, vedete la mitrale. Ruotarla in modo tale da pinzare i due lembi valvolari, questo è il sangue che torna indietro, vado giù, questo tutto chiaramente guidato dall'esame ecocardiografico. E poi devo essere bravo a prendere i due lembi, noi diciamo tecnicamente a graspare i due lembi. Vedete, qui li ho presi, dopo che ho chiuso la mollettina, vado a verificare con l'ego se effettivamente non c'è più rigurgito, quindi se il sangue non torna più indietro, se non torna più indietro, ok, se no la posso riposizionare, qui vedete torna del sangue indietro, posso riposizionarla, riaprirla, spostarla in modo tale da non far più tornare il sangue indietro, se necessario ne posso posizionare anche un'altra. Quando la posizione è giusta tiro via. Il, il tubicino e resta la mia mitraglip all'interno della mitrale. La mitraglip poi chiaramente in una sorta di processo di cicatrizzazione diventa parte della valvola mitrale e quindi quello che in passato era un paziente inoperabile ora è un paziente che possiamo guarire. Questa è la casistica dell'ospedale mauriziano, siamo il quinto centro in Italia per mitraglip, vedete quanto siamo cresciuti negli ultimi anni, abbiamo lavorato anche Durante il Covid, nel 2023 siamo a 42 pazienti trattati, domani ne tratteremo altri tre, finiremo intorno a 50 e questo ci porterà a essere il terzo o il quarto centro. Come vanno questi pazienti? Sono pazienti che avevano una prognosi molto grave, questo è il follow up a lungo termine. Abbiamo visto modificando la nostra, eh, la nostra pratica come cambia e vedete che la mortalità l'abbiamo abbattuta dal 46 al 21% quindi comunque è una prognosi severa però è una prognosi molto diversa rispetto al passato chiudo facendovi vedere proprio cosa succede nella pratica clinica. questa è una paziente che ci è stata inviata da Rivoli era una paziente con questi polmoni qua il polmone chiaramente più è nero meglio è più è bianco peggio è perché significa che c'è acqua questi erano due polmoni completamente pieni d'acqua. Era una paziente che no, in nessun modo era, diciamo noi, svezzabile dalla terapia, cioè con la terapia medica non poteva sopravvivere. Questo è dopo la clip, i polmoni sono diventati neri la paziente è stata dimessa. Quindi possiamo fare delle cose che fanno bene. Grazie. Io lascio la parola, lascio la parola a Innocenzo che l'operatore che ha eseguito più Tavi in Italia negli ultimi tre anni, quindi ascoltarlo è veramente un privilegio. Buongiorno a tutti, grazie, grazie di questo invito e grazie a tutti, vedo Laura molto, la sala molto numerosa e eh, come ha detto Giuseppe io eh, vi parlerò della valvola aortica e di quello che possiamo fare eh, sulla valvola ortica, in particolar modo della stenosia ortica. Abbiamo visto la mitrale, eh, tutto quello che si può fare sulla mitrale, vediamo sulla ortica. Dunque, non... ah, eh, dunque, questo giusto per farvi vedere, un po' l'avete già visto, la valvola ortica è la porta di uscita del ventricolo sinistro. Il sangue arriva in ventricolo sinistro. Uh, e dal ventricolo sinistro poi uh, quando il cuore si contrae il sangue va nell'arteria aorta che porta il sangue a tutto l'organismo questa è la valvola posizionata praticamente uh, all'uscita e questa valvola è, fatta da, è composta da tre cuspidi come vedete in queste immagini questa è una valvola normale qui la valvola è aperta durante la sistole cardiaca in questo uh, invece la valvola è chiusa Cosa succede praticamente quando la valvola si ammala? Soprattutto eh, quello che capita è, è la formazione di calcificazioni: calcificazioni a carico delle cuspidi della, della valvola. Questa è una immagine tac sia sopra che sotto. Questa eh, la parte bianca sono le calcificazioni della valvola. Quando la valvola è calcifica ehm, fa fatica praticamente sia ad aprirsi, vedete come si apre bene qua e come si apre eh, invece poco in quest'altra quest eh, immagine qui sotto dove la valvola è malata e lo stesso non si chiude neanche bene. E, e quindi eh, parlando di stenosia ortica... Eh, Abbiamo, sappiamo che la stenosi valvolare aortica è la patologia più frequente, eh, la patologia valvolare più frequente dell'età eh, avanzata. Ed è caratterizzata, come abbiamo detto, da una degenerazione calcifica delle cuspidi che eh, funzionano poco eh, in termini di motilità e, e, e di funzione. Eh, quando la valvola è stretta, quindi crea un ostacolo al passaggio del sangue. E questo provoca un sovraccarico del ventricolo sinistro che in primo momento va incontro eh, ad ipertrofia, ma poi col passare del tempo, e soprattutto quando la valvola è molto stretta, ehm, crea un sovraccarico eh, del cuore. Quali sono le cause che, po che portano a questa degenerazione calcifica del della valvola? Che può essere tricuspide o anche bicuspide, vedete. Qui ce ne sono 3, 1, 2 e 3 e qui invece sono soltanto 2. La valvola bicuspide tende ad ammalarsi molto prima della, della valvola tricuspide, ma comunque la degenerazione è sempre la stessa, è una degenerazione calcifica. Le motivazioni possono essere eh, tant tantissime, dal, dall'ipercolesterolemia, l'obesità, l'insufficienza renale o l'ipertensione arteriosa oppure processi infiammatori, ma tutte come conseguenza è questa degenerazione praticamente della valvola e eh, come conseguenza è quello del sovraccarico cardiaco fino a arrivare praticamente allo scompenso cardiaco o eh, a un'insufficienza ventricolare sinistra con edema polmonare. E quindi come facciamo a fare la diagnosi di, eh, di stenosi aortica? Ora allora, intanto eh, il cardiologo eh, anche semplicemente con l'ascoltazione cardiaca come diceva prima eh, il dottor Musumeci ehm, basta porre il fonendo sul cuore si sente un soffio, un soffio che è un soffio rude, forte eh, localizzato proprio nel, nel, alla base del cuore e, e sta a indicare, praticamente, diverso dal soffio di insufficienza eh, mitralica, eh, un soffio molto più rude e che è irradiato anche ai vasi del collo. L'elettrocardiogramma è un altro elemento che ci può dare. Eh, Un'indicazione perché eh, vediamo i segni dell'ipertrofia del sovraccarico, ma soprattutto eh, l'ecocardiogramma è quello che ci permette di fare la diagnosi molto chiara. Poi. L'angiotac e eh, il cateterismo cardiaco sono esami che vengono fatti poi dopo una volta fatta la, eh, la diagnosi. Quindi l'ecocardiogramma. L'ecocardiogramma è l'esame principale, quindi sospetto di stenosi aortica, soffio importante, si fa l'ecocardiogramma. L'ecocardiogramma permette di evidenziare il gradiente pressorio che c'è attraverso la valvola. Quindi valvola stretta, il cuore si contrae, eh, aumenta la pressione nel ventricolo, ma questa pressione è eh, eh, rispetto alla, alla pressione che c'è in aorta eh, è, è molto più alta, quindi si crea un gradiente, la pressione è più alta nel ventricolo e più bassa nell'aorta. Gradiente che quando raggiunge, eh, supera i 40 mm di mercurio vuol dire che la, la valvola è stretta in modo critico. Eh, poi ci sono gli altri due parametri, soprattutto molto importanti, che è la velocità di flusso del sangue. Se c'è una valvola stretta e il sangue deve passare, aumenta in quel punto stretto, il sangue aumenta la velocità. Quando questa velocità supera i 4 mm al secondo, è, 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 la valvola è stretta in modo critica e l'area di conseguenza, che è un calcolo che si fa con l'ecocardiogramma, un'area sotto il centimetro quadrato. Questi sono tutti i parametri che vengono visualizzati con l'ecocardiogramma. L'ecocardiogramma poi permette di vedere oltretutto com'è il ventricolo sinistro, com'è la vitrale, com'è la pressione polmonare, com'è il ventricolo destro, tutte condizioni che si possono affiancare praticamente alla, alla stenosi aortica. Ma qual è la la dimensione di questo problema. Eh, nella popolazione eh, la stenosi aortica abbiamo detto che è, è, è più alta nella, nella popolazione avanzata e a partire dai 65-74 anni c'è un incremento non dico esponenziale ma quasi, cioè la, 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 la stenosi aortica aumenta notevolmente. Quindi in quella, eh, questa fetta di popolazione bisogna praticamente eh, stare molto attenti a questo, alla diagnosi di questa patologia. Quali sono i sintomi? I sintomi eh, sono diversi: ci può essere l'angina, cioè il dolore toracico, eh, ma soprattutto la dispnea, cioè l'affanno, l'affanno sotto sforzo quindi l'affanno che ci può essere eh, nelle, nelle valvulopatie è sempre presente, eh, nell'insufficienza mitralica. Come nella stenosia ortica. oppure una perdita di coscienza, una sincope, soprattutto in seguito a sforzo, facendo uno sforzo eh, si, ci può essere un, un, una perdita, un'ipotimia, cioè una, un abbassamento della pressione. Questo è un, sin, un segno di stenosia ortica. E poi, cosa molto più grave, veramente molto grave, lo scompenso cardiaco, che può essere soltanto dato da un edema agli arti inferiori, le gambe gonfie, ma un edema polmonare, cioè una insufficienza cardiaca acuta. E eh, questo è un dato molto importante. Cioè, una volta eh, comparsi i sintomi della stenosi ortica eh, bisogna eh, mh, curare la stenosi ortica, trattare questa, questa patologia. Perché? Perché la sopravvivenza che eh, fin quando la stenosi ortica è lieve, moderata o anche severa ma asintomatica, la sopravvivenza è... è, è, è Lineare praticamente non c'è una, una, una riduzione della sopravvivenza, ma nel momento in cui diventa sintomatica c'è un aumento della mortalità, soprattutto se c'è uno scompenso cardiaco. Nell'arco di uno o due anni il 50% può andare incontro a mortalità, e quindi questo è molto grave. E qual è quindi la terapia per la ortica? La terapia medica: la terapia medica è stata non migliora la sopravvivenza e non ha alcun effetto neanche sulla progressione. è stato visto praticamente da studi randomizzati che eh, praticamente no, mh, va molto ma male, i pazienti in terapia medica vanno male e bisogna fare la sostituzione della valvola, eh, della valvola. Quindi le uniche due terapie attualmente disponibili per la stenosi aortica severa e sintomatica sono queste. La sostituzione chirurgica, e questo lo facciamo soprattutto in pazienti giovani o a basso rischio, oppure la sostituzione valvolare per cutanea, ed è quella che facciamo noi cardiologi e di cui parliamoci, cioè che si chiama TAVI: eh, TAVI, TAVI, eh, catetere aortic valve implantation, cioè si impianta una valvola aortica attraverso un catetere per via percutanea, cioè senza nessun taglio chirurgico. Lo facciamo soprattutto nei pazienti di 75 anni o che hanno un alto rischio chirurgico. Quando è che quindi facciamo eh, l'una o l'altra? Allora, stenosi aortica severa, sintomatica, bisogna curarla, bisogna fare qualcosa. I farmaci, la terapia medica non vanno bene, possono migliorare un pochettino i sintomi, ma non è sufficiente. Allora... La abbiamo a disposizione la chirurgia e la TAVI abbiamo detto. La chirurgia in cosa consiste? Un'apertura del torace, si impianta una valvola biologica o meccanica in anestesia generale, in intubazione, con la circolazione extracorporea e con la sternotomia, cioè l'apertura appunto del torace o al massimo una mini toraco, cioè una, un taglietto più piccolo sul torace ma ci vuole sempre un taglio. In quest'altro lato invece la TAVI, la TAVI eh, invece è un impianto endovascolare, cioè attraverso le arterie, a partire dall'inguine, dall'arteria femorale, impiantiamo una bioprotesi. Ovviamente non possiamo impiantare una valvola meccanica, ma le bioprotesi, ma è sufficiente, l'importante cioè è, è correggere la patologia. Si fa in anestesia locale, poi vedremo. Ho messo dei piccoli filmati per farvi vedere bene questa, questa cosa. Il paziente è sostanzialmente sveglio, o comunque con una sedazione cosciente, cioè noi possiamo parlare con i pazienti mentre facciamo questa, questa procedura. Viene fatta per lo più transfemorale e per via percutanea. Vedete, questi sono i due inguini del paziente, tutto si fa attraverso questo accesso. La chirurgia, e questa procedura la fanno i cardiologi interventisti, questo ovviamente i cardiochirurghi, quindi sono due mondi diversi. Quando è che scegliamo l'uno o l'altra procedura? Queste sono le linee guida del 2021 della Società europea di cardiologia e eh, sulla base di studi randomizzati che sono stati fatti negli ultimi eh, 15 anni, eh, le linee guida hanno praticamente... Eh, tratto queste conclusioni. Nei pazienti a basso rischio, inferiore a 75 anni, si fa la SVAO, cioè che sarebbe la, la sostituzione chirurgica della valvola ortica. Nei pazienti sopra i 75 anni, 75 anni in su, o comunque ad alto rischio chirurgico, si fa la TAVI. Poi comunque ci sono tutta una serie di pazienti che vengono valutati Collegialmente eh, con il chirurgo, la, 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 il cardiologo, l'anestesista, eccetera, e si decide poi qual è la strategia migliore. La TAVI è iniziata nel 2002, sono praticamente 21 anni. Questo è il professor Cribier a Rouen in Francia, eh, fece la prima TAVI eh, in un paziente eh, inoperabile, Era, mh, è stato il pioniere di questa procedura. Da allora praticamente le tecniche che si utilizzano sono migliorate, sono migliorati i dispositivi, sono migliorate le tecniche di impianto e c'è una, una solida evidenza scientifica, ripeto, ci sono molti trial randomizzati, molti studi clinici di confronto della, della TAVI verso la terapia medica, verso la, la, la chirurgia e questo praticamente hanno portato alla conclusione che la TAVI va bene e che e, e questo praticamente eh, ha fatto aumentare notevolmente eh, le indicazioni, tanto che è diventato lo standard di cura della, della, de, della stenosia ortica a fianco sempre alla chirurgia, perché ci sono pazienti, come abbiamo visto giovani, che eh, vengono trattati con la chirurgia. Questa è dal 2018 ad oggi, eh, l'anno al scorso praticamente, ma sostanzialmente ad oggi, vedete comunque la crescita esponenziale. Del, eh, delle procedure TAVI e questo è eh, nel 2022 in Italia più o meno i numeri di TAVI nei vari centri. Il, primo, il centro in assoluto in termini di numero è San Donato Milanese, il Policlinico San Donato, poi c'è Sant'Orsola di Bologna e, e poi ci siamo noi del Mauriziano a seguire tutti gli altri. Quindi siamo il terzo centro italiano per impianto di, di TAVI. Questa è la nostra curva del Mauriziano, negli ultimi due anni, due o tre anni, la crescita del numero dei TAVI è stata eh, notevole, tanto che abbiamo fatto, prima eh, Giuseppe ha fatto vedere mille TAVI, era il 2021, adesso siamo a oltre 1.500, negli ultimi 24 mesi più di 500 TAVI, eh, abbiamo eseguito più di 500 TAVI. E questo perché? Grazie a, eh, intanto alle valvole, eh, più performanti, ma soprattutto ha una ehm, a, perché eh, utilizziamo delle tecniche mini invasive. Eh, mini invasive vuol dire eh, meno disagio per i pazienti, meno complicanze, meno problematiche e la possibilità di mandare i pazienti dalla sala operatoria direttamente nel reparto di degenza. Molti pazienti li abbiamo potuti dimettere persino il giorno dopo, cioè entrano il giorno prima. Fanno la procedura e il giorno dopo già vanno a casa. Perché? Perché comunque eh, c'è poca invasività e quindi questo ha fatto aumentare anche, anche i numeri. Eh, la maggior parte dei pazienti, appunto, andavano in, eh, nel reparto di degenza. E grazie anche al. All'expertise, cioè nel senso all'esperienza del centro, le complicanze sono state molto basse, la mortalità 0,5%, quindi eh, complicanze molto, molto basse. Queste sono le valvole di cui parliamo, ce ne sono tante, queste sono le più utilizzate, queste sono valvole che si espandono che vengono racchiuse in una capsula e poi quando questa capsula viene portata a livello della valvola si espandono autonomamente. Questa è una valvola invece che viene, eh, si espande con, eh, con un pallone all'interno. Tutte eh, queste valvole riducono le complicanze vascolari, riducono il rischio di insufficienza aortica, che è uno dei problemi legati a questo a quest impianto, e eh, riducono l'incidenza di, di pacemaker. Ma per fare la TAVI cosa ci serve? Perché abbiamo la stenosia aortica, abbiamo fatto diagnosi di stenosia aortica con l'ecocardiogramma, eh, però dobbiamo praticamente programmare e programmare bene questo intervento. Per programmare bene questo intervento ci serve un solo esame, l'ATH. CT scan sarebbe l'ATH, l'ATH eh, cardiaca, toracica e addominale che ci serve a far vedere come è fatta la valvola, come sono le calcificazioni. E che tipo di protesi dobbiamo impiantare, oltre a vedere come sono le arterie, perché noi, ripeto, impiantiamo questa valvola per via endovascolare, endovascolare vuol dire che attraversiamo le arterie e quindi dobbiamo sapere come sono queste arterie, se sono ostruite, se sono larghe e se ci sono delle calcificazioni oppure no. Quindi l'attac è un esame fondamentale. Poi ovviamente la coronarografia, perché dobbiamo sapere anche come sono le coronarie e così via. E questo è un video per farvi vedere un po' come avviene. Questo è l'inguine, questa è la testa del femore, questo è un catetere che naviga attraverso la aorta fino ad arrivare praticamente alla valvola ortica. E qui in questa capsula è racchiusa la valvola. La capsula viene eh, sguainata, cioè nel senso che cioè la valvola viene, eh, si ritira indietro la guaina, si, si libera la valvola, la valvola che ha la capacità di autoespandersi e quindi eh, prende il posto della valvola nativa, dilatando le calcificazioni, e questa è la valvola biologica che funziona. Quindi questo è praticamente quello che si fa quando facciamo la TAVI. E adesso vi faccio vedere un esempio proprio di un mm, paziente fatto al Mauriziano. Allora, questo è l'inguine, questa è l'arteria femorale, Facciamo un'angiografia una, una dell'arteria femorale per vedere dove è il punto do, di penetrazione. Ecco, qui stiamo facendo una puntura percutanea, questi sono i due inguini. Eh, qui abbiamo fatto un'anestesia locale, il paziente è sveglio. Facciamo l'anestesia locale, non sente dolore. Quindi, pungiamo con quest'ago l'arteria femorale che abbiamo visto prima ecco vedete che esce il sangue, e attraverso questo ago mettiamo un filo metallico, questo filo metallico che arriva poi fino, fino al cuore, lo mettiamo praticamente nel ventricolo sinistro e ci serve da rotaia per fare praticamente poi tutto l'impianto, attraverso questo filo metallico, quindi attraverso una puntura dell'inguine mettiamo nell'arteria fino ad arrivare nel cuore un filo metallico e questa è la nostra guida. Per, per l'impianto eh, della valvola. Contestualmente al, eh, mettiamo un pacemaker temporaneo nel ventricolo adesso che serve a stimolare il cuore se ci serve, oppure se il cuore dovesse rallentare durante l'impianto della valvola, interviene per eh, far battere il cuore. Prima di impiantare la valvola vera e propria facciamo una dilatazione. Questo è un pallone, questo è il filo metallico che vi dicevo messo nel ventricolo sinistro, qui c'è la valvola aortica, questo catetere che vedete qua è un catetere che serve a iniettare mezzo di contrasto e quindi a visualizzare meglio la valvola aortica, mettiamo il pallone all'interno della valvola aortica e lo gonfiamo, lo gonfiamo in modo da dilatare le calcificazioni, perché le calcificazioni a volte possono essere molto dure e quindi è difficile da impiantare, ci possono dare dei problemi nell'impianto della valvola. Una volta dilatata praticamente la, la valvola, allora eh, andiamo con la, con la protesi vera e propria. Questo è il catetere che eh, contiene la valvola. Vedete, viene inserito dal linguine su quel filo metallico che è nel ventricolo sinistro. Ecco, vedete come si inserisce attraverso l'inguine e si va avanti. Adesso lo vedete arrivare qua perché questa è un'immagine. Proprio dal vivo, e qui è un'immagine radiologica eh, di, quello che, di quello che stiamo facendo. Man mano che si inserisce, la, la valvola va avanti, eccola qua che sta arrivando. E quindi andiamo, questo è l'arco aortico, la valvola la portiamo fino al livello della valvola ortica, fin qua, dove eh, iniziamo il nostro impianto. Ecco, vedete, si fa il contrasto per vedere dov'è il punto giusto per, per impiantare la valvola. Una volta che si è nel punto giusto, si inizia ruotando questa, questa manopola a ritirare indietro la guaina che racchiude la valvola eh, vera e propria, e la valvola piano piano inizia ad espandersi, come avete visto nel, eh, nel video esemplificativo di prima. Vedete questa parte nera è proprio la valvola e piano piano, piano piano, man mano che si, che si tira indietro, ruotando questa manopola, man mano che si tira indietro la guaina, la valvola tende ad, uh, ad aprirsi, fino a che praticamente la valvola si apre praticamente del tutto. Quindi progredendo, man mano che si tira indietro, la, va la valvola è tutta sguainata e quindi... Ha preso il posto della, 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 della valvola malata. Ovviamente, se la valvola non si espande completamente perché ci sono delle calcificazioni che eh, impediscono l'espansione completa della valvola, si può fare un'ulteriore dilatazione, come è stato fatto in questo caso, con, con il palloncino. Ecco, vedete che. Viene dilatato. In questo caso viene fatta una stimolazione col pacemaker molto rapido perché bisogna abbassare molto la pressione per evitare che il palloncino possa fare dei danni. Alla fine si fa un controllo della valvola per vedere che funzioni bene, qui c'è un piccolo piccolo eh, jet di insufficienza aortica ma comunque è una cosa minima che non impatta sulla sopravvivenza assolutamente. E eh, si va a fare ovviamente l'ecocardiogramma, che è l'esame che permette di vedere bene come è stato fatto l'impianto, se ci sono dei problemi, se c'è gradiente, se e contestualmente si eh, monitorizza la pressione, l'elettrocardiogramma e così via. A questo punto abbiamo impiantato la nostra valvola, eh, la valvola è a posto, quindi abbiamo finito, dobbiamo solo chiudere quel buco che abbiamo fatto nell'arteria femorale. Questo sistema, sistema abbastanza complesso, è un sistema che permette di chiudere con un collagene eh, posizionato sopra il buco che abbiamo fatto sulla, sulla femorale eh, e chiude, ovviamente, eh, evita il sanguinamento. Facciamo anche un'angiografia finale per vedere che. Proprio nel punto dove è stato messo questo collagene, non ci sia del sanguinamento, perché nel caso ci fosse del sanguinamento eh, potremmo poi utilizzare un palloncino, uno stent, o semplicemente comprimendo manualmente. Quindi in questo modo l'impianto della valvola è terminato. Grazie per l'attenzione. Bene, sono arrivate tantissime domande. Cerchiamo di rispondere velocemente a queste domande così poi facciamo una chiacchierata. Nel senso che se, se volete fare domande senza, senza averle scritte è ancora più, più divertente. Io rispondo velocemente a quelle sulla mitrale e poi lascio a inno quelle sulla orta. Vilma scrive: per favore, vorrei sapere se il passaggio del catetere può offendere in qualche tratto la vena. Quando passa, sì, lo può offendere, quindi la vena la attraversiamo quando, quando facciamo la mitrale, l'arteria quando facciamo la orta, l'arteria ancora più delicata. Devo dire che sulla vena la possibilità di fare danni è abbastanza remota, per cui non abbiamo avuto una sola complicanza in questi tre anni al Mauriziano. Può succedere, chiaramente va tutto maneggiato con cura, Sull'arteria magari dopo vi dirà Inno, c'è qualche possibilità in più di fare dei danni, però vi ha fatto vedere il dottor Scrocco come iniettiamo il contrasto, le valutiamo, le arterie, quindi bisogna essere accurati. Talvolta ci aiuta in questo il chirurgo vascolare, il chirurgo vascolare è una figura fondamentale, a Mauriziano abbiamo la fortuna di avere dei chirurghi vascolari estremamente bravi guidati a Gaggiano, quindi... Quasi mai succedono delle cose. Qual è la causa che fa infettare la valvola mitralica sia alla sostituzione che alla sostituzione nel secondo intervento? Le valvole protesiche, cioè quelle sostituite, si possono infettare perché sono dei corpi estranei, quindi anche per questo noi cerchiamo di riparare non chirurgicamente. E... Vi avranno spiegato per chi le ha che bisogna fare una profilassi, cioè quando si fanno delle manovre, per esempio si va dal dentista, manovre che possono mettere in circolo dei batteri, bisogna fare una profilassi antibiotica perché chiaramente i batteri possono più facilmente andare su delle valvole che non sono quelle native, ma sono delle valvole porcine o bovine, quindi si infettano per questo motivo, perché sono dei corpi estranei. Per fortuna però l'infezione è, grazie a Dio, abbastanza rara. C'è qualcosa che si può fare nella prevenzione delle malattie delle valvole cardiache? Purtroppo no. Mentre le malattie cardiache si possono prevenire, e la malattia cardiaca principale è quella delle coronarie, i fattori di rischio, ricordiamole ancora una volta, sono il fumo, il colesterolo alto, che è quello cattivo, l'LDL, che deve essere sempre inferiore a 100 in chi non ha mai avuto una malattia cardiaca, inferiore a 55 in chi l'ha avuta, inferiore a 40 in chi ha avuto più di due episodi. Il diabete e l'ipertensione sono solo questi quattro, poi obesità, mancanza di esercizio fisico eccetera, si collegano a questi quattro, fumo, diabete, colesterolo, ipertensione, non c'è altro, però se si abbattono questi si abbattono le malattie cardiovascolari, per le valvole questo non vale, non si possono prevenire. C'è da dire la valvolopatia mitralica, nella metà dei casi è legata alla malattia del muscolo cardiaco, che può essere legata alle coronarie, quindi quei fattori di rischio sono importanti. L'altra cosa è il reumatismo nel giovane, ma quella è una cosa che abbiamo sconfitto. Poi a volte c'è necessità, eh, a volte, nonostante il beta bloccante, i battiti vanno a più di 100, ovviamente ci può stare, non so perché questa. Paziente, Carolina, fa il beta bloccante. Il beta bloccante si può fare per l'ipertensione oppure per tenere i battiti più bassi. Ma i battiti si modificano continuamente nella nostra vita e vanno oltre 100 se siamo emozionati o stiamo facendo un esercizio fisico. È normale che aumentino i battiti cardiaci. E ora lascio queste altre a Inno, se no poi vi rispondo a tutte io. Ogni quanto si deve fare la coronografia. Se si è diabetici e di partesi. Eh, ma direi che la coronografia non viene fatta, eh, ogni, cioè non, non va programmata eh, senza l'evidenza di, eh, di sintomi o di ischemia o di problemi legati al ventricolo sinistro e così via. Quindi la coronagrafia viene riservata quando ci sono. Dei problemi, la presenza solo dei fattori di rischio, cioè del diabete, dell'ipertensione, del colesterolo, senza i segni o di un'ischemia, o di un'alterazione dell'elettrocardiogramma, o di alterazioni a carico di, eh, della funzione del ventricolo sinistro forse la coronografia non, non, non c'è bisogno, oppure se non ci sono, soprattutto se non ci sono sintomi. Se ci sono dei sintomi allora bisogna approfondire, capire qual è il problema di questi sintomi, se è la valvola oppure se è un problema che può essere riferito alle coronarie. Quindi la coronografia va riservata eh, a casi di questo tipo. Eh, mi hanno riscontrato un'extrasistole saltuaria, è sufficiente la terapia o si può fare altro? Eh, se è un'estrasistolia saltuaria vuol dire che è un problema di poco conto, direi. Quindi eh, penso che la terapia medica sia sufficiente. In questo caso, per esempio, i beta-bloccanti sono quelli che più di tutti possono servire a questo problema. Eh, perché con ehm, IM medio-severa si deve assumere solo Coumadin quotidiano e non... I, I nuovi medicinali in fibrillazione atriale. Allora, ehm, la terapia anticoagulante nella valvolopatia mitralica eh, e soprattutto in fibrillazione atriale eh, è ovviamente eh, necessaria. Eh, si possono usare anche i nuovi anticoagulanti, tranne che nella stenosi mitralica e nelle protesi eh, meccaniche. quindi se non c'è una protesi meccanica e eh, se non c'è una stenosi mitralica, anche con insufficienza mitralica si possono usare i nuovi anticoagulanti. Questo poi dipende dalla dal funzione renale, se c'è una funzione renale molto, molto alterata, eh, probabilmente no. Eh, dopo una TAVI eh, c'è la possibilità di recidiva e quindi eh, di un reimpianto. E, mh, allora. Eh, proprio recentemente eh, è comparso uno studio a 10 anni eh, dall'impianto della, della, della valvola della TAVI, e eh, in confronto con la chirurgia i risultati vanno addirittura meglio. Eh, tuttavia, ovviamente, è una valvola biologica, e eh, come tutte le valvole biologiche possono andare incontro a degenerazione. Eh, se va incontro a degenerazione si può eh, rifare l'intervento, cioè si può inserire un'altra valvola tale e quale come eh, ovviamente bisogna eh, con la TAC valutare bene un po' tutti i, i parametri eh, in questo caso soprattutto l'origine delle coronarie e scegliere poi in un secondo momento eh, cioè la seconda eh, valvola che andiamo a impiantare eh, deve essere una valvola Uh, idonea per, per quella situazione però si può fare sì. altre domande qualcuno che si fa avanti qualche mano alzata ah, perché, chiedere, tu rispetto a queste patologie l'ereditarietà che influenza allora l'ereditarietà sulla valvola su, mentre ha un'influenza molto importante sulla coronaropatia sulle valvole non ha una grande influenza. Per cui avere sostanzialmente un parente con una valvolopatia. Non, non significa che il, il rischio è, è più alto rispetto, rispetto a non averlo, mentre invece avere un genitore con l'infarto sicuramente ci segnala un rischio maggiore di avere un infarto rispetto a chi non ce l'ha. Così, a usare il microfono, le... Mi scusi. Buongiorno, intanto buongiorno. Io ho subito un intervento di valvolopatia plastica alle tre valvole e mi è rimasta la fibrillazione atriale. La posso tenere, mi è stato suggerito una cardioversione, ma è consigliabile farlo oppure tenersi la fibrillazione atriale? Allora, la fibrillazione atriale è un'aritmia benigna ed è un'aritmia che... Eh ha un solo rischio vero, quello del tromboembolismo cerebrale, quindi si formano i trombi all'interno dell'atrio che possono andare in testa e possono provocare l'ictus. Questo non accade se si fa la terapia anticoagulante che lei sicuramente fa. Quindi decide il suo cardiologo se è il caso di lasciarla, tra virgolette, in fibrillazione atriale e fare una terapia che comunque fa andare il cuore a una velocità controllata, Fare una cardioversione che vuol dire riportarla a un ritmo normale e vedere se poi ci resta, c'è una terza possibilità che è quella di fare l'ablazione della fibrillazione atriale, cioè fare un piccolo intervento simile a quello che facciamo noi, che è quello dei grossi, che brucia all'interno del cuore dei focolai da dove partono questi, questi impulsi elettrici e quindi farla passare. però è il cardiologo che decide. La cosa importante oggi, perché siamo qua purtroppo queste malattie sono delle malattie frequenti. Quando avete questi sintomi, l'affanno, il dolore al petto, dovete consultare il cardiologo. Attenzione, c'è una grande differenza, noi siamo due categorie, c'è il cardiologo e il cardiochirurgo. Il cardiochirurgo è una figura eccezionale che fa questi interventi particolari, ma è il cardiologo che fa la diagnosi di queste malattie e traccia anche il percorso diagnostico-terapeutico di queste malattie. E se è capace di trattarle, come facciamo noi per la valvola mitrale aortica, le tratta. Ed è il cardiologo che poi eventualmente interpella il cardiochirurgo in una seconda fase. Quindi la figura centrale per voi deve essere il cardiologo. Altre domande? Ce n'è tre. Ok, prima il signore. Come mai in questi tempi alcuni farmaci. Sembrano spariti dalla circolazione, vedi Nadololo, vedi Frequil, cioè, non si trovano. Eh, sì, il Nadololo, in effetti, è, eh, si trova poco, è vero, si usa anche molto meno. Ci sono altri tipi di beta bloccante eh, che lo possono sostituire. Eh, poi c'è da dire che eh, tutte le terapie interventistiche anche dal punto di vista elettrofisiologico eh, poi permettono anche di ridurre un po' la terapia farmacologica eh, il frequil invece la, la flecainide quella cioè, è disponibile si, sicuramente si trova magari qualche farmacia può essere sprovvista però, però... Anche dell'almaritm, giusto? Sì, sì, è un problema quello della flecainide. Il tema è questo qui. La flecainide è un farmaco molto particolare. Noi lo chiamiamo antiaritmico di classe 1, che ha anche degli effetti tossici. Quindi nel tempo lo stiamo usando molto meno e si è ridotta anche la produzione. Bisogna parlarne col proprio cardiologo, perché spesso, come diceva Innocenzo, è possibile sostituirla la terapia. Il nadololo ormai è un beta-bloccante obsoleto. Quindi abbiamo dei beta bloccanti di ultima generazione, peraltro a costi vicini allo zero, perché sono tutti farmaci generici, tra virgolette, che costano pochissimo. Quindi il natololo è un farmaco che sparirà. La flegainide non sparirà perché in alcuni pazienti è ancora indicata, però è un farmaco sostituibile che va maneggiato, tra l'altro, con grande cura. Poi c'erano altre, altre due mani alzate. Una curiosità. Quando vengono inseriti questi strumenti, le vecchie valvole e le eventuali calcificazioni, che fine fanno? Allora, per quanto riguarda soprattutto la horta, perché è lì che abbiamo le calcificazioni, non tanto sulla mitrale per l'insufficienza, quelle calcificazioni rimangono lì, vengono semplicemente eh, schiacciate, vengono. Allargata, cioè la valvola, la protesi eh, metallica con la parte biologica dentro viene inserita all'interno e come avete visto c'è il palloncino che apre e poi la, 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 la valvola vera e propria che eh, allarga, le calcificazioni rimangono esternamente alla, alla parte metallica e rimangono lì, cioè non, non c'è problema, l'importante è per, permettere il passaggio del sangue. Poi c'era un'altra mano alzata, in fondo, credo. So, buongiorno. So che mi ha già risposto per quanto riguarda la valvola metralica, la sostituzione. Però non riesco a capacitarmi. Come mai a primo intervento la valvola si è infettata? Una mia amica. Dopo due anni hanno cambiato la valvola, si è rinfettata di nuovo. E, 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 tanto da averla portata alla morte, purtroppo esiste anche la sfiga. cioè, questo, cioè, va, cioè eh, Chi fa questo lavoro ne ha una percezione molto chiara. La sua, la sua amica è stata sfortunata. Stava molto sfortunata. Dal primo intervento è morta perché... È stata sfortunata perché l'incidenza di endocardite cioè, è codificata, cioè stiamo parlando del 3-4%, quindi è abbastanza rara. È una malattia che quando si verifica ha una mortalità del 50%. Quindi quando noi trattiamo un paziente con l'endocardite sappiamo che abbiamo la possibilità su due di perdere quel paziente perché spesso si selezionano dei batteri che sono resistenti all'antibiotico. Tu l'hai preso per il primo intervento? è sarà sfortunato. Cioè, 68 anni dopo due interventi. Purtroppo è così. E... Sfortuna. Sì. Grazie. Non riesco a capacitarmi ancora. Vorrei sapere che differenza c'è con queste cambiamo le valvole, tutte queste cose che voi avete spiegato oggi, no? Con il pacemaker. Perché. Ho un parente che eh, non riusciva a respirare bene e, e quindi le ha messo poi il pacemaker. E dunque sono due cose completamente diverse. Allora, un problema è la malattia delle valvole e poi il trattamento di queste, eh, di queste patologie delle valvole e un conto è eh, il pacemaker. Il pacemaker eh, si mette e, eh, e interviene quando ci sono problemi del ritmo cardiaco cioè quando i battiti cardiaci eh, sono troppo bassi, eh, c'è un blocco cardiaco, allora si impianta il pacemaker per stimolare il cuore a una frequenza cardiaca adeguata per poter eh, funzionare correttamente. Ed è una malattia che è indipendente dalle, dalle, eh, dal problema delle valvole, a volte è anche associato, eh, le due cose vanno insieme, ma comunque può essere semplicemente... Una patologia a sé stante, cioè una malattia delle vie di conduzione, si chiama così, eh, che porta a un rallentamento dei battiti cardiaci, alla sincope o alla mancanza di respiro, e eh, in quel caso la, la, la terapia è quella dell'impianto del pacemaker, che è un apparecchietto che con dei fili che arrivano nel cuore stimolano praticamente il cuore a una frequenza cardiaca corretta. È un generatore elettrico il pacemaker, quindi lavora sulla componente elettrica del cuore. Noi li chiamiamo elettricisti, i cardiologi che mettono i pacemaker. Noi invece siamo i tubisti che lavoriamo sui tubi, per essere proprio molto semplice. Dica, dica. Date il microfono, signore. Eh, diciamo che quindi è una cosa abbastanza... bisogna poi controllare bene sempre il pacemaker. Sì, perché il pacemaker è proprio un apparecchietto elettrico. Ora, ripeto, per noi che lavoriamo sui tubi, il pacemaker la consideriamo una roba abbastanza banale, tant'è che è molto più vecchio, no? Ora chi sta seguendo Cuori vede che lo stanno inventando, eccetera eccetera. Quindi è una roba vecchissima, ma il pacemaker è banalissimo, è un apparecchietto che genera impulsi elettrici che mancano a quel cuore e quindi Fa, fa sostanzialmente funzionare il cuore. Io lo banalizzo, ora ovviamente sono ultra sofisticati, sono piccolissimi, addirittura ci sono quelli senza fili, va controllato una volta all'anno, si va in cardiologia, perché sono sempre i cardiologi che lo fanno, si va in cardiologia, c'è cioè una macchinetta che si appoggia al cuore e vede il pacemaker come funziona. Soprattutto quello che si fa è controllare la batteria del pacemaker. Perché, essendo qualcosa che genera impulsi elettrici, va a batteria. Un pacemaker dura circa una decina d'anni. Finiti dieci anni, quello che si fa è sostituire il generatore. Normalmente, sotto cuto, una piccola incisione si tira via e si mette quello nuovo. Però ripeto: per noi cardiologi è la cosa più banale in assoluto. Volevo eh, avere alcuni chiarimenti sulle aritmie. In particolare, un referto che abbia aritmie ventri, eh, ventricolari, sopraventricolari con extrasistoli è un problema? Dipende da quante sono queste extrasistole. Se sono rare, non ce ne frega niente, ah. quindi, quindi non è un problema. Le extrasistoli ci sono normalmente, noi ci abbiamo, ve lo raccontavo prima, circa 90.000 battiti al giorno. L'ecstasy sono dei battiti che partono da un punto diverso rispetto al generatore elettrico del cuore che si chiama seno, che si chiama nodo del seno. Fino a 4.000 al giorno, 4.000 e eh, non 2-3, è normale. In genere non le sentiamo, poi alcuni le sentono, ma fino a 4.000 si può stare tranquilli. Grazie. Basta, Basta. 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 nessuno, esperti. grazie. Buongiorno. Eh, due curiosità volevo chiedere. Allora, la prima aveva parlato di valvole biologiche eh, rigetto, e questa è la prima. La seconda è cardiopatie legate a chemioterapie o radioterapie. Grazie. Allora, rigetto, sì, l'abbiamo detto poco fa: cioè queste valvole eh, possono andare incontro negli anni a degenerazione, o peggio ancora, a endocardite, cioè infezione. Cioè, sono le, le quella è la problematica più, più grave, fortunatamente è rara. Eh, però possono andare incontro a degenerazione eh, una cosa che eh, può, capitare, può capitare, ma capita soprattutto tardivamente, cioè nel senso dopo dieci anni. Abbiamo, vi ho detto prima che c'è uno studio proprio recente che ha dimostrato che addirittura queste valvole che mettiamo, le, la TAVI sostanzialmente. A ah, 10 eh, anni ha ah, dei risultati migliori rispetto a quelle eh, chirurgiche, cioè le valvole comunque sono sempre biologiche, eh, chirurgiche o latavi e possono andare incontro l'uno o l'altra a degenerazione. Degenerazione vuol dire che la valvola può calcificarsi e quindi diventare o stenotica oppure insufficiente, e quindi in quel caso bisogna intervenire. Per quanto riguarda invece eh, no, l'altra. La chemioterapia, eh, la chemioterapia sulle valvole forse non, non crea tanti problemi quanto la radioterapia può creare dei mh, eh, problemi di fibrosi delle valvole e quindi degenerazione della, della valvola. Allora, ci sono varie, varie cose da dire su questo e questa è anche una risposta politica. La TAVI è una procedura che costa 20.000 euro. Nel senso che quella protesi là che va mostrato il dottor Scrocca costa in media 18.000 euro perché si va da valvole che costano 14 a valvole che ne costano 20. Quindi è una procedura costosa. Eh, la valvola chirurgica invece costa molto meno, costa intorno a 1500 2000 euro. Quindi è una procedura. Meno costosa. La, la procedura chirurgica non ha 20 anni come la nostra, ma ha molti più anni di storia ed è qualcosa che negli anni ha funzionato. Non funziona nei pazienti anziani perché il rischio operatorio è molto alto. Quando nasce qualcosa di nuovo e qualcosa di più costoso, bisogna dimostrare che il nuovo è meglio del vecchio, e non sempre questo è vero. Per cui in questi 20 anni, noi cardiologi Devo dire, in tutta onestà, in antagonismo con i cardiochirurghi. Abbiamo fatto ricerca per dimostrare che la all'inizio era non inferiore e poi migliore rispetto alla cardiochirurgia. Quindi il primo paziente del 2002 innocenza ha detto che era un paziente inoperabile, perché quelli potevamo trattare. Prima abbiamo trattato gli inoperabili, poi abbiamo trattato i pazienti con più di 85 anni, poi quelli con più di 80 anni, poi quelli con più di 75 anni. Ora c'è un'apertura anche verso i pazienti sotto i 75 anni perché la TAVI io sono di parte ma lo posso dire tranquillamente funziona meglio rispetto alla sostituzione valvolare chirurgica in questo momento l'asticella è ai 75 anni e quella ci teniamo perché è il trade-off del rischio chirurgico quindi c'è una sorta di rapporto rischio-beneficio anche dal punto di vista farmaco-economico quindi investo in chi ha un rischio operatorio particolarmente alto, non so se mi sono spiegato. Quindi in questo momento è 75 anni. Quando ci ritroveremo al martedì della salute tra 5 anni, io sono sicuro che sarà 70 e poi 65, perché la storia della medicina va verso la non invasività. Prima l'ulcera peptica si trattava con un intervento che si chiamava B-ROD2, cioè si toglieva un pezzo di stomaco e c'erano dei chirurghi molto bravi a fare B-ROD2. Hanno smesso di lavorare, non sono felici, grazie all'omeprazolo, eccetera, e inibitori di pompa. La stessa cosa succederà sulle TAVI sulla valvola ortica la tratteranno i cardiologi e non più i cardiochirurghi che faranno altre cose sofisticate eccetera eccetera però in questo momento il trade-off è 75 è legato alla letteratura scientifica è legato anche a una sorta di scelta farmaco-economica buongiorno e, mh, ho appena fatto un ecocardiogramma e con mia sorpresa mi hanno diagnosticato una valvola mitrale con prolasso del lembo posteriore di insufficienza eccentrica di grado moderato e roa di 0,2 cm quadri. Mi devo preoccupare tanto? O, o Vabbè, facciamo una visita in diretta, lei quanti anni ha? 65. C'ha l'affanno o no? può stare abbastanza tranquillo, l'insufficienza è un'insufficienza moderata, se fosse stata moderata severa o severa iniziava già una preoccupazione, è una roba che sicuramente l'avrà detto il cardiologo deve monitorare nel tempo, quindi deve ripetere l'ecocardio tra sei mesi per vedere se si è evoluto oppure no, se è stabile lo può ripetere una volta l'anno, potrebbe restare così per sempre quella valvola, è ok, oppure potrebbe peggiorare e se peggiora... In qualche modo va riparata. Riparata significa o chirurgicamente, fino a 75, oppure con la mitraglip. Io spero che resti così e se ne frega. Grazie. Ma, dunque, le, eh, le miocarditi ovviamente da Covid sì, ci sono state, come le pericarditi, eccetera, però fortunatamente non hanno dato grosse problematiche. È chiaro che se eh, la miocardite da Covid o da altri virus porta a una cardiomiopatia dilatativa, cioè una dilatazione del ventricolo sinistro, questo di conseguenza può comportare, come ha fatto vedere Giuseppe prima, a un problema anche sulla valvola mitrale e quindi a un'insufficienza mitralica. La terapia deve essere mirata a quella della, della, della insufficienza cardiaca, cioè della cardiomepatia stessa e se necessario anche del trattamento della, della valvolopatia. Però diciamo che non è la regola che questo problema può portare a problemi sulle valvole. Sì. Eh, io sono totalmente d'accordo con Inno, sfrutto questa domanda per, per lanciare un messaggio. Lì vedo quel forse dovuti al vaccino, forse no. Questa è una bufola gigantesca, il vaccino ha provocato pochissime, ma veramente pochissime, miocarditi assolutamente benigne nei giovani, ma il vaccino ci ha salvato. Siamo qua a parlare perché c'è stata la vaccinazione, il vaccino ha sostanzialmente una quota di effetti collaterali vicina allo zero, durante il periodo Covid tutti i nostri pazienti cardiopatici, over 75, che hanno avuto il Covid, sono morti. Tutti, io non me ne ricordo uno sopravvissuto, quindi quando andavamo bardati a dirgli che erano positivi al COVID era una sentenza di morte. Ora lo scenario è cambiato e siamo qui grazie al vaccino. Quindi riprenderà la campagna vaccinale. Io e Inno ci vaccineremo sia per l'influenza che per il COVID. Ve lo consiglio caldamente perché, per quanto il COVID, grazie al vaccino e solo grazie al vaccino, sia stato sconfitto abbiamo dei casi covid quindi fino a stamattina eravamo a combattere per isolarli oppure no abbiamo perso ieri un paziente di 87 anni col covid perché aveva una polmonite da covid quindi vaccinatevi e io francamente quando sento queste robe sul vaccino mi, mi riscaldo tanto perché ripeto siamo qui grazie a quel vaccino se no non saremmo qui a chiacchierare e con inno abbiamo visto tanti pazienti morire io mi ricordo un paziente Tavi che il giorno dopo è morto perché aveva contratto il covid, perché il vicino di letto aveva il Covid. Stavamo, stiamo parlando del 10 marzo del 2020. Morivano tutti. Io ho passato 15 anni a Bergamo, avevo la sfortuna di avere le telefonate dei miei colleghi di Bergamo dove è stato veramente uno sfacelo. Perché gli arrivavano 80 pazienti al giorno e li vedevano morire. Torino non è stata la stessa cosa di Bergamo, ma vi posso giurare che stare in ospedale è stata una roba terrificante. Come sempre, grazie a tutti. Fra l'altro, il dottor Musumeci ha proprio. Già incominciato il prossimo martedì sarà proprio sui vaccini, soprattutto per quelli dopo i 65 anni. Fra l'altro avremo anche il direttore generale dell'ASL città di Torino che ce ne parlerà proprio. Grazie, un grosso applauso ai nostri medici che sono stati bravissimi. Parliamo della cardiologia del mauriziano, né dottore? La, è una delle migliori nostre da sempre, ma adesso ancora di più. Anche perché avete tolto le code, mi sembra. Siete gli unici che hanno tolto le code, quindi eh, sia per le visite. Poi avete fatto quel progetto Donna, bellissimo, eh, molto bello. E lì vengono le donne almeno. Grazie. Beh, questo non ce lo doveva dire, eh, però. No, comunque funziona molto bene. Iniziando quell'ambulatorio, che è un ambulatorio particolare perché è una fascia di età di donne tra i 30 e i 50 anni, perché lì stanno iniziando le code che io non amo, e quindi invece di una settimana ne faremo due a settimana. È stato un grande successo, è stato voluto dalla dottoressa Bosso, la presidente della Fondazione Mauriziana. Ci lavorano la Ranzulla e la Mabritto, tutta un'equipe di donne che aumenterà perché veramente abbiamo tantissime pazienti. Tra l'altro sono state anche in America, la Ranzulla è stata anche un po'. Sì, sì. Eh. No, ma funziona veramente. Adesso avrà la coda perché tutti verranno, però, però in poco tempo l'ha tolta anche la coda, non mi sembra. Io sono sto... arrivato il primo febbraio del 2020, un mese prima del covid. <ride> <ride> Beh, ci ha fatto venire la pelle d'oca questo eh, covid perché sappiamo il lavoro che avete fatto, un lavoro immenso loro eh, con tanti, tanti casi. Il Mauriziano ha avuto proprio tanti, tanti sì, casi. Sì. C'erano le terapie che, è vero, erano piene. No, no, nonostante sono... tutto abbiamo continuato a lavorare in cardiologia, a, fare, a trattare i pazienti con l'infarto, eh, le TAVI, nonostante ci fossero tutti i problemi legati al Covid. Questo è stato un grosso sacrificio. insomma. Ma le fa onore soprattutto aver tolto le code perché... Beh, ha curato lì, certo, ma poi in che maniera arrivavano? Mi ricordo i primi tempi. Vabbè, l'abbiamo passato, adesso facciamoci il vaccino tutti, l'abbiamo passato. Grazie di nuovo, ci vediamo martedì. Grazie.